E di progetti e di iniziative ce ne sono davvero tante di cui parlare. In questo caso ci spostiamo, almeno così con un po' di fantasia, a Parma, nella zona di Parma Mezzani, dove ci accoglie il pastore Nicola Tedoldi, che è con noi in collegamento audio-video. Buongiorno Nicola. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie della disponibilità. Allora, la Chiesa Metodista di Parma Mezzani, Nicola, propone come sempre una serie di iniziative notevoli, quindi mettete sempre sul piatto tanti appuntamenti, tanti momenti di incontro anche a livello proprio ecumenico, cioè di confronto, di cammino comune. E partiamo proprio da questo, ecco, avete pensato ad un incontro in vista della festa della Riforma, in occasione della festa della Riforma, un incontro per il 9 novembre, in cui parlerete, e non è la prima occasione che viene fatto questo confronto, di due personaggi, uno vicino alle nostre chiese valdesi e metodiste, ovvero Valdo di Lione, e l'altro Francesco d'Assisi. Se ne parla tanto, si mettono sovente insieme questi due personaggi, quest'anno soprattutto in cui si celebrano gli 850 anni dall'inizio del movimento valdese. Cosa li accomuna? Come mai avete pensato anche voi di soffermarvi su questo legame, Nicola? Guarda, io dico sempre che se Plutarco fosse vissuto ai loro tempi, o diciamo successivamente a loro, li avrebbe inserite nelle sue vite parallele, perché Valdo e Lione hanno due vite parallele. Quello che cercheremo di fare a Parma con questa conferenza, che abbiamo voluto intitolare Sguardi, infatti la locandina riporta proprio gli occhi di Valdo, sì, e gli occhi di Francesco, con un sottotitolo che è Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, due storie, una fede. Questo per cercare di accomunare appunto la loro fede in Cristo e loro cercare di fare un cammino comune soprattutto sull'annuncio della parola e del Vangelo, credo sia il motivo principale per cui questi due personaggi possono essere accomunati. Quello che forse differenzierà questa nostra conferenza magari dalle altre, spero che lo sia almeno, è il fatto che la parte finale di questa conferenza sarà dedicata al discorso della povertà, per vedere come la povertà valdese e la povertà francescana si esprimano oggi, non tanto ai tempi di Valdo e di Francesco, e questo lo conosciamo bene, ma come ancora oggi la Chiesa valdese e diciamo il movimento francescano all'interno della Chiesa cattolica continuano a propugnare questa idea appunto di povertà e come oggi viene vissuta. Certo, beh, lo diciamo sovente, l'occasione di celebrare gli 850 anni dall'inizio del movimento valdese è certamente un'occasione di guardare alle radici, alla storia, al passato, ma è chiaramente anche un'occasione per guardare al presente e quindi insomma relazionarsi su quello che è adesso, oggi, la Chiesa valdese, cosa sono le sue caratteristiche, quali sono ancora gli ideali su cui si basa e su cui lavora. Esattamente, esattamente. Questo è quello che cercheremo di fare. I relatori sarò io appunto e la dottoressa Carlotta Pinardi, che è membro della nostra chiesa di Parma Mezzani e anche iscritta alla laurea triennale in scienze bibliche e teologiche alla nostra facoltà valdese, che mi aiuterà appunto in questo bel percorso che spero sarà interessante per chi parteciperà. Lo sarà sicuramente. Sarà possibile seguirlo anche da lontano, da remoto, come appuntamento? Lo facciamo solo in presenza, lo faremo in chiesa, non abbiamo previsto un collegamento in remoto. In ogni caso, insomma, è un'opportunità quella che si propone. Recatevi appunto il 9 di novembre alla chiesa di Parma. E, alle ore 17, esatto, nel pomeriggio. E poi un'altra iniziativa invece che si è già avviata, l'avete avviata insomma ad inizio ottobre, ma proseguirà fino a maggio prossimo, quindi avete un calendario ricco. Si tratta di un appuntamento al mese di studio biblico, che però ha un tema importante, perché il prossimo anno cade l'anniversario, diciamo, del Concilio di Nicea, che fu il primo concilio ecumenico cristiano. Quindi perché è ancora importante? Cosa fu intanto? Raccontacelo, anche per non dare per scontato, insomma, e perché è ancora importante ricordarlo? Il Concilio di Nicea parte da una, diciamo, occasione forse un po' spiacevole, ma teologicamente importante, cioè quella che era la cosiddetta crisi ariana. Ario parlava di un Gesù che non era Dio, quindi insomma metteva in crisi ovviamente la cristologia, ma anche tutta la teologia trinitaria della neonata, diciamo, Chiesa cristiana.
E quindi per combattere questa eresia, proprio l'imperatore romano Costantino, assieme ai vescovi egiziani di Alessandria d'Egitto, appunto, decidono di così fare questo concilio nel quale appunto mettere chiarezza su questo tema teologico che sta facendo traballare, diciamo, un po' tutte le chiese del Nord Africa e che creava grossi scompigli appunto nell'impero romano. Il primo incontro che è stato fatto il 2 di ottobre è stata proprio un'introduzione su questo tema, cioè sul tema del concilio, ma l'obiettivo di questo studio biblico sarà quello di prendere il credo, quindi la confessione di fede che esce da quel concilio di 1700 anni fa, nella sua versione, diciamo, aggiornata poi con il concilio di Costantinopoli, che è quella che viene comunque recitata abitualmente nelle nostre chiese, a maggior ragione in tutte le chiese cristiane, e per andare a analizzare non tanto la parte teologica come di solito si fa, ma le basi bibliche che hanno reso concreto questo credo, e di verificare anche laddove non ci siano basi bibliche, cioè quale parte diciamo di questo credo abbia basi puramente teologiche. Ecco, questo è un pochettino lo spirito dello studio biblico di quest'anno, che è organizzato proprio dalla nostra chiesa locale metodista di Parma Mezzani. Ecco, anche l'occasione per conoscere magari una parte di storia che forse a volte è poco conosciuta, se ne sente è un nome che comunque, insomma, il Concilio di Nicea torna, ma a volte poi non si sa nel concreto, ecco, cosa è stato, cosa fu e qual è ancora appunto la sua importanza al giorno d'oggi, quindi una sorta di cammino ecumenico che prosegue anche nell'attualità. E infine, esatto, Nicola, ti chiederei ancora due battute su un ciclo di seminari di studio che è giunto alla sua quarta edizione, quindi ormai direi un appuntamento consolidato, questa volta sul metodismo, cioè sulle chiese metodiste, sì, sulla chiesa metodista. Sì, questo è il quarto anno nel quale appunto organizzo questo ciclo di seminari. Lo organizzo ovviamente sotto l'egida dell'ottavo circuito, ed è importante perché, insomma, abbiamo visto in questi tre anni passati che è stato molto seguito, perché affronta fondamentalmente dei temi legati al metodismo e alla figura di John Wesley, che sono ovviamente dei quadri, no? Non c'è un discorso continuo, vengono appunto prese in considerazione dei momenti storici o teologici appunto del metodismo. In questa quarta edizione in particolare parleremo dell'esperienza missionaria di John Wesley negli Stati Uniti, e il secondo incontro invece sarà sulla grazia preveniente nella teologia wesleyana. Chiesa e ministero nel pensiero di Wesley saranno gli argomenti del terzo incontro, e infine termineremo con il quarto incontro a maggio 2025 parlando di donne metodiste. Ricordo a tutti, soprattutto agli studenti in scienze bibliche e teologiche, che la Facoltà Valdese già fin dal primo anno ha concesso, grazie appunto alla serietà di questi incontri, due crediti formativi che quest'anno sono stati portati a tre crediti formativi. Quindi, insomma, chi parteciperà a tutti e quattro i seminari e manderà al sottoscritto una breve relazione riceverà, se tutto va bene, tre crediti formativi appunto da fare valere all'interno del percorso di studi della laurea in scienze bibliche e teologiche. In questo caso sì che si può seguire anche da remoto l'appuntamento. Assolutamente sì, sia lo studio biblico di Parma Mezzani sia i seminari del metodismo sono tutti online, così come gli altri appuntamenti tipo l'ascolto ecumenico della parola di Dio, che viene fatto il secondo mercoledì di ogni mese, che è anche su Zoom, così come gli studi biblici circuitali dell'ottavo circuito. Bene, allora, come vedete, avete l'imbarazzo della scelta, ci sono tantissime iniziative che si possono seguire. Grazie ancora, grazie al pastore Nicola Tedoldi, grazie per essere stato con noi, buon lavoro a te e a tutta la chiesa che salutiamo, la chiesa metodista di Parma Mezzani, e alla prossima, insomma, buone attività, alle prossime occasioni, grazie. Grazie Daniele, un saluto carissimo a tutti e a tutte le radioascoltatori. Grazie, alla prossima, ciao ciao.